Buongiorno Carmelo, come vai? Come li facciamo oggi? Eh, li facciamo magari per cortesia. Allora, se mi lasci un pochino più lunghi sopra, come al solito, sfumati ai lati, va bene? Senza bagnarli, parti? Così sì, sì, a secco. A secco, mi fai il taglio, mi fai un boro antico, per cortesia, grazie. Io volevo cambiare invece qualcosa. Sì, Se puoi eh, stai un po' a perde? Eh, guarda, purtroppo a l'età adulta arriva per tutti quanti. Ma nessun barbiere ti dice l'istantanea, eh? <ride> E già lo sai, la morbidezza accoglierai. Su Youtube e su Spotify, basta che mi play. Buongiorno e benvenuti alla ventiquattresima puntata di Cashmere, un podcast morbidissimo... Il Il rumore delle farbici... <coughs> Le forbici che ha appena utilizzato Carmelo Avanzato per tagliarmi i capelli con... Ecco, certo, ecco qua il rumore. E le stesse forbici che Carmelo usa saltuariamente per spuntarsi il pube. È vero, è vero. Anche Carmelo ha un Brazilian Cut sul suo monte di, di Giove. Nel senso che non è... È sul monte di Marte. Il Brazilian Cut è il Cristo Redentore di Rio, disegnato dalla base, dalla base del, alta del cazzo verso e sta così. esatto, verso le palle. Ho scritto ehm... Ordem e Progresso La potenza è nulla senza controllo Citando <ride> la vecchia pubblicità Pirelli Con Ronaldo, con Ronaldo. Eh certo, Carmelo certo. mi abbassi leggermente le cuffie Se no divento audio leso Grazie mille Come stai e... Carmelo? Bene benissimo Bene sai? In realtà ho preso troppi caffè Beh infatti ce l'ha sì, detto prima sì, Sta sì. scoppiando il cuore Sì perché si è bevuto tipo due caffè stamattina Poi la Coca Cola Poi un altro caffè E adesso E invece sei... Tahir stamattina ha fatto colazione con la Monster Classico sì, L'ha portata Carmelo ah, port ah che carino L'ha portata Carmelo Monster per l'after sex Ci Con sta. due cannucce Con ben due cannucce Bene Molto eh, molto Cecilia bene. come sta? invece? Tutto bene Bene, Sono tornata da Parigi Bellissimo Ho saputo che sei tornata eh. da Parigi Mentre io lavoravo Lavoro, duramente io Portando amiche. il pane a casa eh, A Palermo, Catania e Bologna Tu andavi a trovare le amiche Le, le amiche a Parigi. Amiche di Parigi Le amiche. famose amiche cioè... Quante amiche di Parigi Esatto eh? Il... che io sapessi, Beh, vai a sapere. Poi. Senti, come sono questi ah! francesi? Ah! Questo non era mai successo. Si vede che sta diventando grande. Sta diventando no, grande. sta giocando con la bottiglia di Luca che è caduta per terra, perdendo acqua, peraltro. No, Quindi... sarà contento. Piace. Carmelo, rischiamo di morire. E anche questa, ecco, sì. e anche questa la tagliamo. Questa non so... la metto qua. Aspetta, no, forse è eh, no. Ma guarda, ti conviene che gliela dai a Gaetano. Gaetano, prendi questa. Non qua? tirarla che è frizzante Sono oh, andata a Parigi e dico: pia sto dog sitter, però quando se lavora. Eh, dog sitter. Mamma mia, eh, e chissà ta, 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 che persone ta, 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 ta. sono i dog sitter: eh? le persone, quando chiami un dog sitter a casa, ti arriva questo personaggio. Sono no, sì, sono ma no, persone... ma non sì. è vero, sono sì. persone normalissime. Ah, no, che ma lei il Green Pass, tutto bene. Non contenta che adesso posso andare senza problemi in giro. All'area cani c'hai, ma il dog sitter, tanto lavora sempre fuori. Quindi il green pass non è richiesto. cani perché tutti all'aperto, no? Ma qua Esa esatto, esattamente, esattamente. È vero, esattamente. In Prendo in il no. caffè, me lo prendo a portare via perché tanto sto sempre all'aria. Ma diluvia fuori. <ride> la non c'è bisogno no. sicura: due gradi sotto zero. Ma tra l'altro, c'era la signora che raccontava che il marito, il mio marito è a casa malissimo. Si è fatto tipo le trasfusioni con Come si chiama? Con cosa? Con, con le sangue sanguisughe, il plasma, il plasma. Ah, lui da solo le ha fatte? Eh tipo sì, i ciclisti del cinema, prima del Giro d'Italia che si preparano con una pulizia. No, no è, andato, è andato in ospedale a fare il trattamento ah, 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 sì, con un sì, sacco sì. di plasma. Però lei tranquilla, sì, ma io sto bene, per fortuna non ho niente. però pensavo, ma magari muore, non ho capito. Ma questo trattamento è alternativo ai vaccini oppure? Eh, appunto, quando stai male eh, eh, fatti, vabbè, fatti. Speriamo, per il speriamo che stia bene Ricordiamo che dal barbiere facevano i salassi no? Ma Perché tu non, si non occupavano... aspetti, siamo ancora Dobbiamo ancora introdurre ancora. il tema della puntata Il tema della puntata che si introdurrà fra, fra poco eh, Arriva a quel momento del mese sì. Dei due mesi, sì. dei tre mesi C'è cioè chi come me dei quattro mesi O c'è chi del giorno o della settimana no, i no, quattro più, mesi Più o meno tra quattro mesi Matto. Eh, decide di eh, darsi. Ah, scusa. Qual è la tua beauty routine mattutina? La mia beauty routine? Mi alzo, mm -hmm. mi lavo la faccia con l'acqua, mm -hmm. mi asciugo, è finita la beauty routine. Esatto, esatto. Senza usare mai sapone, senza usare mai nulla. Una delle cose che contestano molto le donne, eh, gli uomini di, che si lavano il viso, è che non usiamo il sapone. Che I meme è più, è vero. più divertenti sono quelle donne, mezz'ora per pulirsi. Eh? E l'uomo che annusando l'asciugamano dice: Speriamo di non esserci asciugati il culo <ride> che è un classico è vero, è E è i veri vero. campioni devi think out of the box, cioè quando hai il dubbio, mm -hmm. pensa dove non ti asciugheresti il culo nell'asciugamano. Quello è un punto buono. Bravissimo, bravissimo. Infatti, <ride> devi sempre considerare l'ultimo angolino certo. della show, che è difficile. Che dopo la doccia vai lì e durante il COVID era un classico: era dove metto la mano sulla maniglia della metro? Sì, non sì, la metto sì. dove la metterebbe qualcuno, quindi prendi con due dita con la due base dita alla parte in fondo. in fondo, come no? La certo. la beauty routine, certo, è questa. È esattamente io. Ho la stessa identica beauty routine: cioè acqua. Talvolta acqua, altre volte anche no. Fa ridere che quando <ride> ho capito vai in motorino tutto il giorno a Roma, quindi hai in faccia un muro di CO2, e tu sei convinto che con tre gocce d'acqua lo certo, stiamo perdendo. Però unito. sai cosa? Arrivi a fine serata, e eh, la fortuna è una questione ormonale, tutto quanto, noi eh, tendenzialmente gli uomini hanno eh, una pelle che sembra quella del culetto di un bimbo, una è pesca vero, e ti non... fai pure la barba. Sì, cioè? sì, sì, ti devasti, c'è anche un famoso pezzo di Jim Jeffries che dice io sono un alcolizzato da 25 anni, ho assunto qualsiasi tipo di droga, ho <ride> la pelle di una modella, eh sì. la pelle della mia ragazza è un disastro, è <ride> devastata. Eh, purtroppo... Vabbè, eh, vabbè, queste complesso. sono delle... Sì. Però diciamo, un uomo può, da uomini, giustamente, puoi tenerti in forma, fare un po' di esercizio, fare sport, mangiare in modo giusto e bere il giusto, ma eh, bene o male... Del corpo, la parte dove eh, butti più attenzione dal punto di vista estetico, è una sola esatto: cioè due in realtà: due, Sono tutte quanti vicine: i capelli e la barba. E la barba è vero. Benvenuti è vero. a Kashmir Podcast dal, dal barbiere. barbiere. <ride> Abbiamo pensato di costruire questa puntata proprio come se fossimo dal barbiere. Noi oggi siamo alla barberia. Melo e Tahir. Melo eh, super inclusivo. Subito le differenze. Eh, certo. Tahir la fa barbershop. La vuole chiamare barbershop anche, sta esatto. convincendo questo questo suo anziano parente. Hairstyle. Oh. Hairstyle Air anche, okay. chiedo scusa. Abbiamo diversi saloni in giro per l'Italia da Tahir. Carmelo invece è fedele alla linea, certo, Buone. vecchio barbiere vecchio stile. Sono ancora. andato da Melo ieri da Melo, coiffer per signore, e anche signori. Esatto. Con cioè il fuori, col fuori il cosa così com'è il, il claim: cioè il claim da Carmelo e Tair tagliati per i capelli. Hm? Bello, non l'ho mai sentito. Bello. Questa non, non è male. Questa non è male, e invece già Tahir vuole fare una roba molto più figa. Da Carmelo mm. e Tahir, mommetaglio no, <ride> e vene sarebbe. Mommetaglio e venir. Allora, da Carmelo ovviamente il barbiere è, diciamo, luce neon, sì. eh, non c'è una controluce sugli spec, cioè proprio il neon è la luce che illuminerà i suoi ovviamente. occhi Ovviamente tanta oh. cataratta disastro in sì, sì, taglia. Sì. Classico appoggio della, della, della wallera sulla spalla del cliente. Certo, sì. Come se fosse un persiano in un. Come cazzo si chiama in Un fin di 007 che corre sul corpo sì, del sì, cattivo. Sì. Eh, Santini ovunque, Santini, ovunque Padrivi, Sant Antonio da Padova. Se cioè, siamo sì. a Roma, si ti fa Roma o Lazio. Certo, diciamo 3 su 4 è più facile trovare Totti. Sì, eh, per queste cose qua. Molti barbieri anche laziali. È vero, eh? vero, 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 hai ragione. Infatti, dottor Minchiette, è vero, molti barbieri. Ce ne sono tanti. Questo è da Carmelo. Esatto. È la coda in da Carmelo mi piace, perdonami soltanto che sai quando vedi quegli anziani che stanno seduti e hanno... Fra le gambe, tipo un pallone la, un, Super Santos. La, una guai, tu pensi che lì. cazzo c'è lì sotto? È quella che usano per appoggiarti la poi Esatto, sulle, tu sulle te la appoggi qua e te la trovi. Così, quella e dei clienti in coda perché lì non si prenota. Due dici: Ma voi il Covid avete fatto proprio alla grande, siete <ride> passati oltre. Eh, tutti quanti anziani, classica pettinatura dei clienti, quel capelli. Bianchi, tirati certo, dentro, bianchi indietro, esatto. O su un lato insomma, dipende dove, dove crescono più facilmente ed è un piacere andare lì. Perché, qualsiasi età tu abbia dai 16 ai 35, sei sempre un giovane, sei, sei sempre, sempre un giovane, verissimo. Sempre giovane, sempre bellissimo. Si da può anche fumare. Da me, fumare. si può anche fumare. Vero? Eh, tu ancora utilizzi la lama per fare la barba che non cambi, la tieni <ride> dentro <ride> il liquido setticida. Quindi, te lo non sai, capito il liquido quello rosso se ti entra la, la, la guardia. Di finanze in aschi sì. comunque ti, ti portano via tutto, ma le mura sono tue, perché una volta certo, quella era a casa di papà, e tu adesso vivi eh, totalmente delocalizzato rispetto a questa zona. Io centrale. sono andato a un barbiere a, nel quartiere dove vivo, a Monte che ancora aveva la lama del rasoio dentro un bicchiere rosa, che credo fosse rosa del sangue dei clienti precedenti. <ride> in realtà non era non, penso che sia legale. Eh, certo so che è illegale, assustare... ma se vedi il signore il barbiere che mi ha tagliato, credo che l'ultima volta che ho letto la gazzetta ufficiale credo fosse il 1960. 61. Sì, Però diciamo... Ho la protezione contro i controlli, che è il calendario dei carabinieri. Eh? Certo, Bravissimo! Certo. Molto, molto bene. E se lo sposti, c'è cioè il foro nel muro dove si entrano i soldi a nero. cioè, il 100% delle fatture che non fai, vanno tutti quanti lì. Diverso invece è il salone Tair. Catena, lui è il capo. Esatto. capelli splendidi, suoi bracciali sul pizzetto, pizzetto maledetto, esatto. Camicia sempre tirato su solo, solo il polsino Soltan rivoltato. Esatto. Uh, catenelle, capito? La roba certo. Tipo l'orologio, teschino, catenelle, coppola mentre taglia i capelli. Sta in cassa, Tair. Taira in cassa. Ogni tanto, quando arriva l'ospite, va lì a fare solo. Tuk tuk, 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 sì, perché con quel tocco il maestro. Lo spruzzo con cui usano i capelli è una bottiglia di Jack Daniels, sì, esatto. svuotata, chiaramente. <ride> tipo... È pulled pork praticamente se mette DG. burro o di gin anche, sì, esatto. Hendrix o Superiore? Hendrix o Superiore? C'hai TikTok, certo. TikTok per promuovere il locale. Oh, eh. bella, benvenuti ragazzi. Come siamo oggi? Dio fresco, guardate chi c'è. Eh, c'è un di un... Sì, sì, si quello stava. oppure un trapper che il dice banana cose. banana è cliente di Tahir. Esatto, esattamente. Ring light, Ring light per certo, illuminare. per illuminare meglio il cliente e identificare strumenti far... demenziali. demenziali sì, cose, tutte quante, poi comunque c'è strumenti americani, guarda questa è una cosa nuova che usano tanto a Brooklyn eccetera. Ogni sedile per l'attesa, ogni per la poltrona per l'attesa ha il caricatore per, con la porta USB. La porta bravissimo, USB. bravissimo. Porta USB. C, Ci siamo dimenticati del comunque... Illustrazione un po' con Island anni 50. Sì. Quindi, comunque ci sono ancorette, cosettine, la sì. pin-up anni 50, tatuata ovunque. Okay, tatu okay. old school, old school okay. anni 50 con i Island. I tuoi assistenti col baffo tutti morto. quanti col baffone malefico. Se entri in confidenza con molti dei ragazzi, alcuni ti dicono che di giorno fanno quello, e la sera si shekera esattamente, sennò, si scegera a libetta, musica. Muscolosi musica? tutti, musica, Spotify lui ce l'ha sì. eh, ovviamente premium, non esatto. ci mancherebbe altro che se parte una pubblicità fa esplodere il locale, sì. famosa la volta in cui licenziò la segretaria che non pagò l'abbonamento, esatto. sentì a metà di un taglio, con Spotify <ride> senti la musica per esatto, quanto... A metà di un taglio vuoi. impazzisce e la caccia davanti ai clienti, è molto sì. brutto anche filmare... Sì, da... filmare è venuto a fare una cosa, Ancora, un offerto. Diciamo caffè, l... caffè offerto, fanpage ci ha fatto il caffè offerto, qualcosa... Sì, anche ad birra, Ad alcune, eh. Offrono anche le birrette. Caffè ad alcuni offerto? Clienti. Caffè offerto, però c'è anche da Carmelo. Il caffè offerto c'è da Carmelo che poi, però, alla fine ti fa: Sono 21,50. <ride> <ride> Ma non era 20, 21,50. Esatto. Però e... a Carmelo gli arriva il tipo del bar col bastone, Certo, ovviamente. Me la, la cosa ambigua è che, ovviamente, da Taira e Salone lui, cioè, un sacco di gente va lì e dice: Ma Taira è gay? o non, non si Ed è un invece le, le picchia tutte. Certo. Cioè, lui, invece, ovviamente. Carmelo, tutti pensano che sia super etero, ha delle storie Ha clienti. delle Storie, metà bassa. se potesse parlare quella sedia esatto, <ride> quella sedia reclinabile, eh, scusa, ci siamo dimenticati per i bambini. Cavalluccio, per i bambini, dal cavalluccio. Comunque, da Tahir è unisex, sì. principalmente donne. Poi, di fatto, ci sono sì. anche gli uomini che si curano molto. Vabbè, però, Tahir, scusate, no, per i bambini però, la, il, il, il doppio... range rover, piccolino, ah, quello certo. Quello sì, c'è il mette... mini SUV che è l'equivalente nuovo del, del cavallino. Da Carmelo ci sono foto sbiadite fatte in pellicola <ride> con clienti famosi che sono passati gli ultimi sì, 45 venuto, anni 50 esatto anni. esatto cioè è venuto chiunque che insomma è verdone ovviamente è stato, verdone sì, è stato in ogni sì, locale sì. di questa città e quindi... poi recentemente <ride> c'è una foto di sergio friscia che è venuto <ride> tipo nel, nel 2009 fai conto e comunque Carmelo se è ci allora. sta invece da Tahir non ci sono queste cose è tutto diciamo tendenzialmente digitale tutto, sì, eh, tutto digitalone post contro post stati tutto quello che vuoi però col ti prenoti, prenoti sull'app sull esatto però anche lì se sposti il calendario eh guarda <ride> eh, bar... caso, <ride> c'è un buco anche lì. C'è un buco anche lì che viene foraggiato con ben altro che i tagli di capelli. E da me c'è la radiolina a pile: con, con... Certo, certo, sempre sintonizzata la mattina su Radio Capital, anzi su Rampower. Uno lo ascolti, uno lo vivi, eh? Non lo, eh, lo so, uno però, lo ricordi, uno eh. lo vivi. Il pomeriggio, se non passi in zona Ma... secondo me no, la mattina, allora, no, in cazzo. effetti, però, la mattina lui potrebbe avere RTL perché è flusso, solo, eh, però quindi... RTL gli danno fastidio. a lui piace la musica quella è non allora, anche. forse RDS? Monte Carlo, oh, dai, Monte bravo, Carlo. Ma Monte io ho per, sì. capito perché ha un sì. debole. Non mi parlate, Benedetta Parodi. Deve, <ride> deve andare scemo E la macchinetta per, per, per tagliare è attaccata certo. con un cavo cortissimo. <ride> sì, esatto, un cavo Quindi, vecchissimo. Poi ancora di più: corto. Buoni. Bravo, corto e poi è ancora tipo la presa vecchia che è, tipo, è modificata da, da te stesso, capito? Cioè e non perché, è la del 20 quella... perché è così corto? Perché tu, cliente, non vedi i residui di capelli degli ultimi 20 clienti. <ride> Bravo, che sono tutti appiccicati. Io sono a casa ti fai la doccia, fai così. Dici, Ma io non ho capelli bianchi. Perché ho tutti questi capelli bianchi? Che sono del bianchi? signora Milkare esatto. che ti apprezzano: Lascia la moglie una o due volte al giorno a togliere i capelli e a lamentarsi del marito, non so. Sì. Se... E la battuta più classica di Carmelo con un nuovo cliente è: Te quanti anni mi dai? E chiunque sbaglia, ce ne sono 85. <ride> del resto mai. Ma del resto mai. È, vero, è vero, è vero. Domanda: costo del taglio da Carmelo e da Tahir? 12 euro. No, cambia, cambia molto se. No, 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 cambia che molto se. Allora, la zona, se cambia la zona tantissimo. Cambia tanto la zona, però. Beh, diciamo che se ancora è vecchio, 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 se no può essere rimasto a 15-18. Sì. però guarda, 12 anche, eh, senza barba, 12, mm. cioè solo taglio, 12. Ok. Un chiedi shampoo tipo 26, <ride> che non si sa perché. Shampoo, però, vuol dire affrontare delle confezioni no, shampoo, chiuse? Eh, è che è no, meglio. No, non torna torna dove... Chiaramente, da questi barbieri, gliel'ho chiesto, certo. dice che c'è un tariffario regionale. Perché non deve essere troppo caro per permettere ai lavoratori di, certo, di farlo. Certo. E adesso nel Lazio dovrebbe essere 12 euro se non è cambiato nell'imminenza certo. No, no sì, sì. 12 euro dove? No, no, quello, no un sacco quello più di barbiere, basso è il... Sì, sì. Da Tahir ovviamente invece c'è cioè, taglio base 29. Taglio base no, 29 sì. no, 20 no, no. da uomo, è da uomo, 25. da uomo 20, dai, 20. appena dici ma potresti farmi sì, da lì 32, prum, esatto, 48. Si, si, sì, sì, può succedere qualsiasi cosa. Barba, eh. però oh, vai da te Tahira, resci che profumi come se fosse un negozio lush, sì, dai fastidio alla via, come se fossi uscito da un'oppieria in Pakistan. Eh, esattamente, eh, quelle, ba ti fanno quelle barbe di legno che praticamente le puoi rimuovere, <ride> le metti su un modellino sì. e il giorno dopo te le rimetti, così Gli tira un sacco il culo di un collaboratore che, che lo convinse a comprare dei narghilè per la gente una spesa demenziale <ride> oh non li ha usati mai nessuno 6.000 euro di narghilè mai usati perché era il 2004 sì, qualche adesso, errore l'abbiamo fatto il preparazione guarda il tempo di 4 tagli adesso c'è un nipote da piazzara Fregene con un bagno cose così dice prenditi tu sì, sta merda prenditi me queste cazzo schiaccio. di narghilè. posso dire una cosa secondo me da Tahir c'è anche uno che suo appuntamento fa la nail art adesso no, maschile, no. Eh, maschile ah quella maschile iniziano i saloni un po' A Milano, anche eh certo. il mio. No. e lui lo apostrofa con parole non proprio elegantissime perché il tipo della nail art <ride> sì. ci tiene a far notare, diciamo, diciamo le sue preferenze. Una sua sue... preferenza, ah, da me c'è cioè, magari tipo lo spikis, cioè. Oh. Hai poi il tizio uh, ancora più premium, per il taglio ancora più premium, da solo servizio con vaporiera per la barba. No, aspetta, ma Spichisi noi intendiamo una cosa diversa. Perché eh. dici No, no, perché c'è tipo un barbiere ho visto che fa che questa fa cosa tipo Spichisi, non però da bere. Che vai, tipo in questo cunicolo, hai un barbiere solo più full, ancora più ah, ok, non avevo capito. Va solo bene, va bene. Diciamo cioè, che Tahir, ma Anche lì c'è la parola d'ordine: ma che cazzo, ma da, non lo so. Da Tahir c'è anche questa vecchia, lui ha avuto anche non so, una vita un po', si è, è fatto anche un paio d'anni. Diciamo: da sì, barbiere sì, diciamo, di regina sì, Celi che ha imparato certo il a Roma c'è sta esatto. uno gradino. <ride> eh. E perché c'era questa cosa dello speakeasy Tahir negli anni un po' d'oro di Roma, negli anni 90. Eh, la parola d'ordine, lui diciamo, tirava giù le serrande, e oltre i capelli, c'era. Un po' di droga così, così, un po' di robe brutte, ma ti sei ripulito. Ah, e lui è sempre fisso alle riunioni dei barbieri in giro per l'Italia: tipo Albergo, prenotato bravo, da tutti convenzio. i barbieri. A Rimini, Convention barbieri d'Italia, e lui è fisso. Forse potrebbe essere anche stato. A un certo punto presidente dei barbieri del centro Italia, esatto. sai, quelle associazioni: asso barbieri. ho un mio corso dove insegno ai ragazzi. S interessante, di sì, non solo ce, ce l'hai. Ma non... soprattutto. Chi so, non solo chi ce so, l'hai questo corso, ce l'hai a Roma, sì. a Milano e eh. a Parigi. Eh. No, no, un barbiere ah. proprio di livello, cioè lui, Jean-Louis David. Jean <ride> mio, lo chiama Ervecchio. Ervecchio. Cioè, sì, coglione. E sì, sì. certo. certo, Forse un giorno potrebbe condurre quattro barberie. Bello, quattro barberie, esatto, Thayro Stade. Ma l'hanno proposto, però. C'ho troppo un lavoro, io non c'ho tempo, non so tempo, tempo! A me no. mi piace tenere le mani nei capelli. Si passa tutto il giorno al cellulare in cassa. Non, non tocca capelli. Sì, se Ma non... tipo il Federico Fashion Style, però delle barberie. Esatto, e esatto. invece, il più grande momento di successo del coffer Melo fu quando al Tg regionale si fece un servizio sulle botteghe storiche di Roma e c'era Coffer Melo. E andarono e lui disse: Ma questo lavoro lo faccio da 52 anni. E dice: Ah, che bellezza, è una galera. <ride> Ma Rosi e lui ha la foto del televisore sì, certo. mentre Cosa che va in casa sì, sì, Ma rosicò dire. tantissimo per la sua seconda apparizione in tv perché c'era stato un omicidio al palazzo sopra. Ah, esatto. L'avevano intervistato. Lui ha detto le classiche cose: Ma non me l'aspettavo, proprio solo da me. Ma l'hanno tagliato quel pezzo. E, Carmelo, da lì non guardo più Ray Rai 3. Ehi, televisione, non la guardo <ride> più. Tra so tutte quante chiacchierone in televisione, quella storia vecchia. Invece, adesso il problema è: mi hanno aperto un barbiere cinese vicino. Mannaggia. Ah, ecco, bravo! La concorrenza dei cinesi E le posizioni politiche di Carmelo Che per anni ha votato partito comunista Ma poi le cose cambiano E adesso diciamo Dai che... primi 2000 Da quando si sono vendati Questo maledetto euro Che prima c'era cioè, Che costa tutto quanto è il doppio Compreso il suo taglio Dottor Carmelo esatto. Perché Anche se lui però Poverino Bisogna dire che Taglio costava 10.000 lire Per un mese e mezzo costò 5 euro esatto. Poi spostò a 10 euro anche lui 5 euro, euro e 16 per euro sì, Perché lui aveva per l'euro le convertitore cipeneva. Che ci ha regalato Silvio Berlusconi E diciamo queste cose qua eh, Hanno dei clienti preferiti Hanno dei clienti che certo. odiano eh, Tahir spesso ha a che fare con giocatori di Roma e Lazio Vanno sì. a fare un check Vanno a fare una cosa al volo certo, uh, Tahir che rapporto ha con le sue clienti donne? Che vanno, gli danno un sacco di soldi anche a lui. Le tratta come delle stronze. Sai perché? Perché le donne l'hanno annoiato. Basta. Gli piace. Dici, ne, ha, ne ha sedute talmente tante che eh, adesso non ne vuole più sentire parlare. Ma non sono le sue regine? Ha un tu nome solo, ormai... Jeff Gambardella. Ah, e... tu dici che ha quell'atteggiamento sì, così. Basta. Fine, basta. E donne che vanno. Però, donne che vanno. Allora, Tahir. Il... Te prego, voglio diventare... me devi far cambiare. Le tratta male tipo la parolaccia, Roma. No? Ah, bravo, no, no, ma sta stronza no. fai la solita roba. Invece è un l'occhiolino perché... è eh. perché poi sa che un po' è certo. Ecco, certo. quante ne ha sedotte in quello sgabuzzino delle scope <ride> sì, al sì, volo? Vale. Prima dell'ultimo turno. <ride> Prima dell'ultimo del turno serale. È giusto, e quando si è dal barbiere si, si attende. Uh, certo. Si prepara un po', si pastura, diciamo. Certo, se non hai prenotato... Si eh. prepara un po' la conversazione. Che Innanzitutto fai dal barbiere. salutiamo il tuo barbiere Hai un barbiere fiducia Ovviamente eh? Eh, I barbieri a Viene Morense. Saluto Danielino e soprattutto Simone Che è il barbiere che mi taglia sempre i capelli Grandissimi tagli da anni e anni Fortissimi ragazzi Viene Morenze io saluto ovviamente Armando di Via Vincenzo Monti, io vado da lui da quando ho 13 anni, e siamo cresciuti insieme e ti saluto tantissimo Armando, sono venuto anche a salutarti l'altro giorno, non parlerò di calcio perché abbiamo detto il calcio divide, ma con lui lo faccio volentieri, mi ha insegnato la vita e ci ho anche fatto un pezzo che è su YouTube sul rapporto fra me e Armando e quante cose belle mi ha detto. Ciao, vedi, Armando. vedi quante cose belle, io mi riprometto di girare molto presto uno sketch da Danielino e Simone, glielo prometto da anni, è arrivato il momento di farlo e quindi presto sui i vostri schermi ma dicevi quando si va dal barbiere se non si è prenotato quindi non entri dritto come si usava da sempre ti fai Sei. un bel una bella attesa c'è certo. dentro c'è il dottore c'è il figlio il ragazzino esatto, c'è il, il ad... schelletto con la tuta della givova che scrolla quindi ti siedi sì. ed è il momento in ed cui... è il grande momento in cui si prende in mano la grande stampa italiana aspetta prendi prenderlo qual è il primo che prendi quando ti siedi immediatamente <ride> questo perché lo trovo solo dal barbiere io personalmente la verità, verità. la verità veramente no vabbè, ovviamente io leggo soltanto io leggo per ironia soltanto dal barbiere eh. non lo io... uso mai per informarmi del vero no, informa... tempo... qual, qual è il primo che tu aguanti Guarda, dal barbiere? barbiere purtroppo questo barbiere non ha preso quelli veramente tosti tipo tu novelle così ma subito gente esatto e si va subito col grande gossip <ride> Immediatamente, Cristina Chiabotto è tornata. Grandissima, è tornata Cristina. E da qua parto, mi siedo e si inizia. Ale, sempre Vabbè. più mamma. Martina che Stella è mamma. Martina Stella pure è mamma. Ah, con il suo piccolo Leonardo. Say what? Oddio, raga, scusate. Eh? Fammi capire una... No, però di Martina Stella mi interessa. Vami eh, certo, a Martina credo. Stella un momento. Allora, i giornali di gossip si leggono con un po' di... Allora, questo non ci interessa. La lettera al direttore in cui dice lo so, quello che sto scrivendo lo so, ma sono anche pagato per farlo, quindi per favore... Si beh, per costa. cortesia. Le notizie piccole, beh, adesso c'è la guerra, quindi sono costretti a parlarne, sticazzi. E quanti non pula. ne vorrebbero eccoci parlare? Ebbene, eh eccoci qua. Liga Buecento sì. 500, 500, 500 pagine. pagine C'è la vita di Liga Bue, Esce il libro su Liga Bue. La grande truffa, questo mitico giocatore di pallavolo. Fra, questo non ci interessa. Ta, 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 time Eccoci qua. E la festiva. Chiabotto. Chiabotto che ha fatto una carriera strana. Eh? Perché lei rappresentava Festival Bar, era una boss e poi a questo punto è successo. No, lei presentò anche le iene per anni certo. al posto della Marcuzzi. Quindi era, stata, era lanciatissima e e poi, poi però, eh. però ti posso dire, sta. Allora, incinta del secondo e sta con un ragazzo stupendo che si chiama Marco Roscio, che noi salutiamo, mi sembra un informissimo. E è Ruscio. Molto felici per loro. Comunque si è beccato un bel 1, 2, 3, 4 pagine. 4 eh, paginone, 4 oh, paginone. E poi, poi Raul Raul Bova, Bova nei panni di Don Matteo, giusto? Sì, Don Matteo, Don Matteo. di nuovo Don Matteo. Anche questo, una delle cose più importanti, successe cioè, nell'intrattenimento italiano, un passaggio di testimone clamoroso. Che bello ritrovarci, una nuova sfida ci unisce Raul e Maria Chiara erano già stati sposati in tv Ora sono un prete e una carabiniera La tv italiana in a nutshell Esatto si dire. E Diciamo che questi giornali non ti stupiscono mai Nel mai, senso non è che mai, succede qualcosa mai. che dici Non ci posso credere, l'unica cosa è la forma fisica <ride> okay. C'è sempre quell'articolo in cui ti dicono Se la sta prendendo comoda sì, Se fa molto rilassato Body shaming, body shaming veramente tollerato Anzi incoraggiato Ma poi come cazzo fanno ad avere i diritti per le foto del Met Gala Perché, mm, Perché tanto c'è un pubblico tanto. Sì poi ecco appunto Met Gala quindi anche qui poi si parla Vedi questa Fedez la Ferragni quella ragazza che ha un sacco di sordo E questa è diciamo L'analisi più approfondita Del brand Ferragni A me mi pare fatta. nuda questa questa una guarda come da è come sono Vastit, esatto. Beh, e però io, perdonami, ma volevo andare a questa vicenda di Martina Stella. Eccola qua, con il piccolo Leonardo fa il suo poker di felicità da tempo lontana dagli schermi. Eccola in famiglia una realtà che la rende serena e appagata, cosa che appare inconfutabile anche solo guardandola. In effetti, guardatela qua. Guardatela qua, Martina Stella, che tanto ci fece scaldare all'ultimo bacio. Ma le foto loro sanno che gliele stavano facendo, sì, nel senso, dipende, troppo, dipende. Questa è troppo in posa per essere... Vabbè, però secondo... sì, vabbè, poi ovviamente alcuni saranno ma stra preparati. Sono ai pari, occhi col teleobiettivo. Ecco, sai, una bella puntata con un paparazzo Beh, che insomma. ancora esistono, ancora ci sono, e sarebbe bello chiedere di quanto è cambiato il tutto. Come è cambiata tutta ah, la Ecco, un interessante articolo su un ragazzo di 13 anni che si autodefinisce almeno. Il titolo dice: Mi chiamo Harry Potter e faccio magia con la matematica. A 13 sono... anni ho tondi, sorriso sornione come il protagonista della saga, ma la mia specialità sono le operazioni di aver vinto qualche campionato del mondo andando con... poter... Ho vinto che lui è contentissimo, che quelli artiglia. più grandi di lui a scuola lo chiamano Harry Potter. Sì, esattamente. Oh! Tra l'altro, Batman. Ah, ci sei anche tu. Ci sono anche io, esatto. Guarda che bello! Eh? Chi l'avrebbe mai detto in questa? Ci sono anche io, non lo sapevamo. Fantastico. Ho appena fatto questo podcast su uh, Spotify. Uh, Batman: un'autopsia è una vera e propria una nuova saga di Batman. Io sono uno degli, degli attori. Cazzo, ragazzi, se Spotify letti i pezzi su. Gente è uno dei più grandi momenti di cross medialità della sì, storia, sì, sì, totale. Infatti, o oh, comunque è la prima volta in media in cui finisco su Gente allora, eh, okay, e lo scopro okay. qui 12. da la contessa di Cash, E sono eh, felicissimo, e la tua nonna subito. Mia nonna, infatti, sarà felicissima. E uno dice Edoardo Ferrario, gira pagina e c'è Cristiano Malgioglio <ride> Scusa, <ride> ma allora, visto che per, per fare fair play abbiamo nominato un altro podcast che non siamo noi. Batman Un'Atopsia, io ne nomino anche un altro, consiglio a tutti i nostri ascoltatori di ascoltare La Scoria Infinita, è un podcast tratto dai racconti di Arianna Gaudio con le voci di Arianna Gaudio, Caterina Gozzanti e Pietro Sermonti. Sono dei racconti comici scritti molto divertenti, consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di ascoltarli, li trovate su tutte le piattaforme, salutiamo Caterina, grande ospite di Kashmir Podcast. E eh, diciamo un'altra cosa che si trova in ogni giornale di Gossip o Contro Gossip italiano da quando io sono vivo, ma da quando sono vivi in miei Genitori e sì. forse anche i loro prima è qualcosa sulla regina d'Inghilterra perché She's Still Fighting, 96 anni ed è sempre lì. Fumantino e decisionista. Il lato segreto di William che viene raccontato: ricordiamo, William, l'unico un po' come la poi al campo agnelli, l'unico vero in una famiglia di falsoni, eh, che ecco un altro inizio. che avrebbe bisogno di un buon barbiere perché lui so che era un figo. William, no, sì, giusto? Ceci, certo, era, William era molto figo e poi c'è sì, avuto altre no, cose. No, io sono sempre stata della ah, di parte di Harry. Soldato, certo, sì. però no, no, anche William, William, era... William è il classico: un po' bravo ragazzo, sì, sempre molto dedito alla famiglia. E vedi che scherzo gli ha fatto Harry alla famiglia. Eh, infatti, esatto. eh, Harry molto dedito alla famiglia. Era uno spastrato, quello un po' facciamo il compleanno lo stesso Harry, giorno no? io e William. Sei eh? nato lo stesso <ride> giorno di William? Che è una cosa che ti giochi sempre. Esatto, eh? quando Con le donne. Cresce, io e lui mi chiamavano il principe il principe del, del non mi ricordo per l'età che c'ho. Vorrei anche ammettere che da me le riviste sono un po' ingiallite c'è ancora Lady Diana in copertina. <ride> <ride> Giusto. Torna dalla vacanza in Sardegna. Sì, Lady sì, Diana è sì. innamorata. Allora, Milano se permetti io qui così. sfoglio anche. Anzi, guarda, mi interessa questa cosa qui. Che abbiamo i vincitori morali di, di tutto, di questo paese, di qualsiasi Ma è cosa. Ma e Blanco... No, no, è di idee perché c'è l'Eurovision. Ah, certo. No, certo. Una finale da brividi. Non so se, eh? Hai capito? Il gioco Assondo. di parole. Assondo. Esatto, Eurovision, Song Contest. Ma Blanco rappresenta l'Italia all'Eurovision di Torino in onda su Rai 1. E nell'intervista inclusiva Sorrisi promettono... E andiamo ad aprirla, che cosa promettono in questa intervista? Previsioni sull'Eurovision? Vincono Mahmoud e Blanco no, Secondo me sì, vincono no, Mahmoud Ma O fanno vincere... Beh, ah, Mahmoud, detto, Mahmoud ha detto facciamo vincere l'Ucraina Allora, riscare. secondo me vincono Mahmoud e Blanco, Ucraina seconda È così che si vince la guerra Esatto, sì, sì tu Tutti i soldati russi fanno aspetta Aspetta Cos'è questa melodia? È l'Eurovision da Torino okay. Sapete che prima di voi solo Vasco ha ricevuto questa nuova versione del Telegatto? Perché non ho Esiste accas... il telegatto, ancora. Eh? Hanno ricevuto due telegatti dal direttore Manco Sorrisi. Mammo Aldo <ride> Vitali. Sì, evidentemente esiste ancora il telegatto, e loro dicono: Vasco: è the King il re per tutti. Dice Blanco, Ma Mood assolutamente, è un grandissimo. Onore. Vai, tu sfoglia pure, che io ho un pezzo che quando te lo tiro fuori facciamo faville. Guarda, io ti dico, mi soffermo soltanto su domanda che viene non, fatta: non esiste che fra clienti, almeno nei De barbieri, fra clienti, si commentino insieme i giornali. Unus fa i cazzi propri. Esatto, e si parla sì. massimo di calcio. Al massimo. Negli ultimi due anni sicuramente di Covid, ovviamente. Sì, sì, sì. Forse di politica. Achille Lauro è in gara per San Marino, lo ricordiamo sì. Qua, Grande cuore sanmarinese di Achille Lauro. Uh, domanda grande che viene fatta... Di di San Marino, sì, dire. tra l'altro, infatti. Uh, ho visto sul tuo profilo Instagram che ti sei fatto un nuovo tatuaggio, giusto? Blanco, sì, innamorato. Mamud? bello, mi piace molto. Blanco, davvero? Mamud? sì, Riccardo. A volte fai delle cose che sono un po' in dubbio, ma questo ci sta, approvo. Domanda del giornalista, perché innamorato? Blanco, io credo nella vita, ride Fine, questo è vabbè, no, eh, cioè. vabbè, Futurismo, nella vita, no, futurismo. No, futurismo. No, scando, futurismo. Parole parole. E intanto mentre si sta per celebrare a Torino L'Eurovision con grandissima attenzione Tutto quanto a Monte Del quale Carlo, peraltro Valerio Trancalini è direttore artistico Dell'Eurovision di Torino Questo lo vogliamo dire Quante ne sdraierai però sempre con rispetto Sempre eh? con Mi grande rispetto Per gli artisti in gara a Monte Carlo si celebrano le date del Monte Carlo Film Festival. E chi sono? Chi è l'organizzatore del Monte Carlo Film Festival da sempre? A non guardare. Ovviamente Ezio Greggio. E eh certo. Lo so benissimo. grande Quante... Ezio Greggio. Fattura per noi. Perfetto. Sono ospiti Stefania Sandrelli, Aldo Baglio, Cristina Marino e Luca Argentero. Cristina Marino, io e lei abbiamo recitato insieme in un film. Tra l'altro. <ride> non diciamo troppo. E... <ride> E oh. di qua di là non diciamo, non diciamo niente. Abbiamo proprio <ride> recitato insieme in un film. E grande standing ovation. Vedo grandi attori, gran... c'è cioè Kanyaman anche, un po' sceso. Kanyaman vero? Che è successo sì. a Kanyaman? Kanyaman non sta girando questa famosa serie su Sandokan da tre anni. Con ah, pensavo, pensavo su Aldo Moro, che lui faceva Aldo no. Moro <ride> per bell'occhio. Bravissimo. Su e Gabriel Garco. Come esatto, sono ancora io che sto scrivendo. Non mi obbligano nulla. Tutto doppiato, bravissimo. Ehm, vero, e, e poi chi sono invece questi due? Che succede? Eh, qui non conta il genere, ma solo quanto si vale in pista. Sono le prime due ragazze ammesse alla scuola delle Mitiche Rosse. Stiamo parlando delle Ferrari. E certo, le grandi corrono con la loro Ferrari. Il parco tra le onde per risparmiare energie. Vabbè, insomma, da qui in poi diventa Una oh. rottura di cazzo. Poi social posta dei lettori: vedo una foto di Bruno Vespa porta a porta e una di Fabio Fazio. Che tempo lo fa. Questo articolo promette bene dal barbiere. Quel malinteso senso di libertà d'opinione. Marino Franchi da Orvieto scrive, caro direttore, ho deciso a malincuore di smettere di seguire i talk show. Sebbene io sia un appassionato di politica e di attualità, prima con la questione del Covid e ora con la guerra in Ucraina ne ho sentite troppe e ho visto illustri professori esprimere opinioni ridicole e gravi, basate su notizie non vere. Guardo solo i telegiornali che trovo molto ben fatti anche nelle difficoltà in cui lavorano i giornalisti. Questa lettera è falsa come una moneta da 3 euro, ci metterei le mani sul fuoco in questo momento. Però poi mi sembra di capire dalla risposta che invece il direttore in qualche modo giustifichi il lavoro di, di tutti, anche di quelli che fanno i talk show perché esatto, caro Marino. La cosa che proprio non mi torna è che, come sostiene Giovanni Floris, in un talk show ci debba sempre essere un contraddittorio. Beh, insomma, invece sì, io credo che possa essere una buona idea. Non ci far de parlare de Stam, Sta, Polettif, ho grazie. avuto un attimo di oh mio dio, perché pare secondo gente che stia tornando l'animalie l'animalier ah. stile per le donne. Siamo ah. sicuri. Tornando agli an anni 90, quindi vita Speriamo. bassa. Ma siamo sicuri di voler animalier, far tornare questa Simona tutte Simona Ventura. Spice Girl, Va bene. La... Ieri ho visto Va bene, un meme che, che, mi ha, che mi ha fatto molto divertire. Il meme diceva: "Cose su cui sta bene la fantasia animalier. Lista 1: il leopardo. Fine". Il <ride> <ride> l'animale leopardo eh, e basta. Sì. E... Le creme per l'estate, queste sono cose che whip, si saltano a 4 a 4 come la parte di economia Senti, dei quotidiani. Ma parliamo di cose serie. Quando tu sei dal barbiere, cacci fuori l'artiglieria pesante, libero il giornale. Sì, Dai, allora... in realtà io ero solo Gossip. No, però per sì. carità, però se dobbiamo parlare con il buon Melo di... Allora apriamo il giornale. Il giornale, peraltro, vedo che c'è stato scritto dal 1974 contro il coro. Non lo sapevo, e vola il fango tra D'Alema e De Benedetti. Vabbè, ovviamente, insomma, si attacca alla sinistra, come è giusto che sia sul giornale. Eh, quando uno, però, va dal buon Carmelo e apre, così a pagina 9. però, certo, qua è solo Russia, Ucraina. È difficile parlare in questo momento dal Barbiere eh? Dai, Melo. La sua riflessione sulla guerra in Ucraina, è, da, dal Barbiere Melo, è solo e soltanto. Ma perché non si arrendono? Che la fanno finché comincia l'estate? Ci dessero Sto Donbass Che eh, voglio dire, che ma... poi noi, cioè, quando mai? ci siamo. Che poi si ferma un quarto d'ora per dire queste cose, vero? Che è un ma grande caso, non, fa... non sono interessato a niente di gossip, ma quando capito lì, cerco auto oggi o quattro ruote ce l'ho sì, in mano eh, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Anche nel mio si parla al massimo di auto, lo posso dire? Sì, La... proprio, calcolas, quando una persona mi parla di auto, è come se mi dicesse numeri algebrici, cioè cifre algebriche che non. So che... Scusate, mi ha fatto molto ridere eh, sul giornale ah, sì, sì, la storia. disavventura di Calenda, stoppa la candidata Sadomaso. E poi, sotto la foto che accompagna Calenda e questa tipa qua, c'è cioè, il Pariolino e la dominatrice. Il giornale, è sempre molto sobrio nelle definizioni eh, dei propri che, avversari. Mi sa che Calenda ha fatto lo scivolone eh, in questo caso. Vabbè, ma nelle li... Vabbè, chiaramente, poi nelle no, no, ha fatto lo dovrebbe... scivolone a farlo notare, cioè nel senso, bastava andare lisci. Non anche secondo più... me, infatti, cazzi tuoi, però, vuole. dice video con bestemmie e croce fissi, Quindi forse quella cosa non al solito eh. non <ride> è mai stata vista di Carmemo avanzato, questo. esatto, esatto. Uh, grande spazio a Palamara, sempre che è un mito per il giornale, Edo ma mentre tu cerchi queste ottime cose, se io ti dico: se io ti dico sì. no, no, metà, metà. metà. No, 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 che metà metà. Se io ti dico dacia, sì. se ti dico Sandero, mm -hmm. se ti dico Streetway Comfort, mm -hmm. tu sai qual è il prezzo di quest'auto? Guarda, se mi trovi una cosa della quale me ne freghi meno delle automobili, ti offro una cena. Guarda, anche a me non frega un me... cazzo di niente. Non so niente, non capisco niente. Però, se io mi voglio comprare un coupé della, 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 della Ford Coupé Focus, la scelgo, Cupé. Qua, quando mi costa la, la, eh, la cosa eh, della Ford Focus? Questa è uh, ibrido luxury 122.000 euro Ma che cazzo di macchina è? È una LC Coupé, LC -Coupé Ma, ma no, LC ma, ma, di che, ma di che... Non lo so, comunque state vedendo State ascoltando come funzionano i neuroni Di due uomini di fronte cavalli. No, 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 no. LC Coupé No, no, ma è una... Eh vabbè, LC Non eh. si capisce assolutamente sì, niente eh, È una Lexus Ecco perché costa tanto Poi c'è la, la gazzetta che non apriamo, non ci interessa. Interessa parlare di calcio e no, eh, in questo no, zero, periodo? Proprio, proprio zero: non, eh. no, il calcio divide, la politica unisce. Uh. C'è Focus, Focus, un giornale sempre piacevole da leggere. Negli anni, bellissimo, negli anni 0, negli anni 10. Focus fa tutta roba sul sesso. Come scopavano gli antichi? Ah, è vero. Come si inculavano gli egizi? Sì. Ma eh, L'uomo di Neanderthal gliela leccava? Era il titolo gigante, eh, Sempre esatto. tutto sul sesso. Bocchini eh, nel Medioevo. Che al confronto panorama sembrava tipo l'IMES Esatto. Ma eh, <ride> te la butto là quando sì. la mamma giovane, sì. 30-35 anni così. Accompagna il figlio mm. a tagliare i capelli mm. dentro uh, il negozio di Carmelo sì. con gli altri clienti. Cosa succede appena se ne va? Mamma eh. giovane che accompagna se il figlio dentro, no, figlio, figlio di... piccolo, tanto di 3-4 anni. Che Vabbè, la mamma sta stupendo. dentro, mica esce, no, la, la, la La mamma, mamma. accompagna, e poi si dà. E che deve succedere? I eh. commenti che fanno: sulla mamma, eh, dai, comunque guarda, è becchia... barberia educatissima, già. Sì, <ride> Eh, Diciamo che succede un po' quello che è successo a Rimini al raduno degli alpini Diciamo in confronto No, non vogliamo creare la polemica Qualcuno ha seguito questa cosa del, del raduno degli alpini? Di questa parte che poi taglieremo -mio fra un padre, minuto Mio padre era al raduno degli alpini Perché mio padre ha fatto l'alpino quindi era lì E ha detto che effettivamente c'erano anche molti ragazzi che probabilmente non fanno gli alpi male con la scusa di ubriacarsi e rompere le palle certo. eh, sicura, io dubito che delle persone maschi ubriachi tutti insieme non siano molesti che siano col cappello d'alpino, che siano il venerdì sera in giro a Roma, che siano ovunque è sempre così quindi sicuramente ci sarà della colpa uh, di sicuramente, qualche alpino sì, sicuramente, sicuramente. Sì. dall'altra parte poi vai a sapere come è stata raccontata, sì. sicuramente, sì. ovviamente ma sì. ovviamente, ovviamente. Sì, ovviamente, purtroppo sì, sì. C'è una notizia molto brutta. È sì. morto Richard Benson. Almeno. No. A ah. È morto adesso. Cazzo. Eh. Eh, mi spiace, però. No, vabbè, adesso sono... ve lo dicevo. Poi non la, magari, no. Non so se ne volete parlare. Che tipo, anche quando state dal barbiere, che arrivano queste notizie. Magari le commenti col barbiere. Però parlate ah, certo, anche. Sì. Sì, 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 va bene. Un attimo, minchia, mi dispiace molto. Mi dispiace molto, e eh beh, poi era un mito assoluto. Ci Se hanno sempre i miei migliori. <ride> mi sono <scurta. ride> Se Capito per me? Eh. Sì, ho capito. Eh, non sì, era un tuo mito, Richard Benson. Eh, no, Ma no. eh, è già uscita? È uscita? No, vabbè, In Memory, Ai Loving Memory. Eh no, vabbè, in Loving Memory. Sì, sì. Vabbè, ho picco da scoprire. No, adesso pensateci cioè, se parlarne, però se esce dopo domani, okay, Cioè, Io so cosa. che esiste, ce l'ho presente, ma, ma. Però è una cosa molto una cosa romana. Molto romana. Molto romana. Fine, dire. No, 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 lo diciamo, lo diciamo assolutamente. Senti però io proseguirei. Allora, quando però sei dal barbiere, no? E diciamo, in quale modo ci si rapporta col barbiere Carmelo rispetto ad alcuni temi, tipo per l'appunto. Un po' di robe che abbiamo letto qua. Anzi, aspetta un momento. Roberto Bolle, No War. Se Zelensky mi invita a ballare a Kiev, io ci vado subito. L'impegno per la pace di un uomo che porta la bellezza nel mondo danzando. Il barbiere Melo. Come commenta una cosa del genere? Un personaggio come Bolle. Come viene interpretato il barbiere Melo? Lo tagliereste? Ah, sì? E come mai lo vorremmo <ride> proprio tagliare? A me mi fa ribollire qualcosa nel sangue questo ragazzo. <ride> È un fisico dire. che alla fine del mondo. Guarda, io veramente, eh. se te posso dire, se ci dovesse provare un uomo nella vita, io col signor Roberto Bolla Sinceramente, eh sì, eh sì. Certo c'è da chiedersi, ma Zelensky ci va di tutti i problemi che ha proprio di invitare un un'étoile della Scala per risolvere la questione. Ma, ma io, io voglio dire una cosa. Bolle prosegue, leggo i giornali, guardo la tv, ma ci sono momenti in cui mi sembra di non farcela, è la prima volta che vivo uno scenario di dolore così da vicino. Eh, Caro Roberto dovresti ricordarti Di quando un anno e mezzo fa avevi problemi Con i tuoi vicini a casa Perché ricorda il caso <ride> Ricordiamo che vero, Era vicino di casa di Alberto Genovese Abitava al piano di sotto Si ciucciava tutte le serate di, eh, di, terrazza al, di terrazza sentimento Esatto Cazzo di tutte le persone che puoi avere al piano di sopra Mi sa tanto che Alberto Genovese è la peggiore, peggiore In assoluto piano, sì, sì, sì. Eh, E invece alla barberia Al barbershop da Tahir Hussein. Il paese del metano a chilometro zero. Pietra mala. Sull'Appennino, tra Firenze e Bologna, si estrae gas da un secolo. Ora, con i rincari da guerra, gli automobilisti si arrampicano fin qui per fare il piano a metà prezzo. Viaggio in un piccolo mondo modernissimo. Era tutta la casa insomma, è elettrica solare. Eh, eh, la no, domotica. Secondo me, come una famosa intervista. Che è, guardi signorina, io ho il Ferrari, a casa ho un Mercedes e un Audi, pensi a lei, a me cosa me ne può fregare del prezzo della Ferrari? No, pezzina? in più diceva il problema, e quel signore diceva il problema non è per me, il problema è per gli altri. Per gli altri, altri certo. Beh, sì, era sì. quasi nel fare un settantenne che, che fa, fa, diciamo, mostra i suoi, eh, la sua ricchezza, però con eleganza, quasi sì, con eleganza. Quasi Diciamo, tu, fai una cosa... tu comunque hai degli amici in Russia, hai degli amici in Ucraina. Hai degli certo. amici ovunque. hai degli amici ovunque. Perché poi è anche questo Barbier. uno di quelli che hanno girato il mondo, certo. Sono di quelli che ti fanno, ma soprattutto il mondo è girato davanti a lui. Gheddafi Vero. viene in Italia, attende Berlusconi. Tutte le tipe Gheddafi deve spuntare i capelli da chi è andato, zack, zack, zac, 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 zac. Chi è che è passato me cancelli? Dietro? gli appuntamenti? Chiude la seranda Deve venire uno, grazie mille. E poi è uno che ti fa. Z allora, io in Brasile ci ho vissuto sei anni. 6 anni c'è sono stato in Brasile, te posso dire le fighe che ho visto là, non ho mai visto da nessun'altra parte per morto. Per me sei sempre pure un ragazzo sveglio, quindi te parlo apertamente. Fighe cazzo, io non sono mai stato io un Io Non ho artista, mai avuto ho nessun mai tipo avuto, di problema. Assolutamente. Pure no. perché una certa donna t'annoia, quindi c'è sempre Ah, ma che stai a dire? Si gira una vecchia, capito? Che? <ride> Quella sta zitta che l'ho... Quant'anni fa t'ho staiata a portarci tu? Mm un po'! Ma che te stai a mangiare di nuovo i semi di lino per i capelli te? <ride> te sei fatta bella, sai? E, ma secondo voi, cioè i giornali così ci sono anche nelle barberie tipo quelle di Tahir? Oppure no, se è una cosa un po' no, passata no, di moda? No, non, non ci sono più. E cosa si fa nell'attesa? Vabbè, tutti i iPad perché si scrolla e poi è tutto prenotato. Le persone come te stanno uccidendo una delle cose più belle culturali dell'Italia, cioè il barbiere. Perché quando io e te siamo andati a tagliarci i capelli a Fiesole in occasione della data toscana del Kashmir Summer Tour, quanto è stato bello andare da questa. Il barbiere a Fiesole vicino Coverciano Vabbè, a, a parlare di tu ci sarebbe stata in ogni e caso. si parlava di Renzi, si parlava del Nardella, di quante cose belle hanno fatto per la città. Aspetta, e certo cioè, che non aveva idea te, di cosa ho parlato stessimo parlare di quella roba. Poi ha provato, tocca a me, ha provato a parlare anche con me di quello. Si dice, sì, ve mega <ride> matta Esatto. E invece sto giovane ragazzo di dov'è? Perché comunque quando gli avevo detto Ferrari e Hussein, diciamo che a Coverciano non tante volte era capitato questo nome. E, un però un quanto fu video, bello. Un video Secondo me lo carichiamo anche mettiamo. un pochino questo video. Esatto, potete vederlo qui. E... Parliamo del dramma di chiedere un taglio al barbiere. E il barbiere sbaglia in pieno. Sapete chi ha sbagliato in pieno? Il barbiere difeso è con te perché ti aveva fatto dei capelli da pirla. <ride> <ride> di Ma era stato molto Sembrava un po', era un po no, Lion e Ricci. Era uguale, ero fra Lion e Ricci, Ricci, Ricci e Fabio Fazio quando non ha tempo di tagliarsi esatto. i capelli. Oh, Fabio Fazio che gli cresce quel tappetino della Ford Focus perché il rischio è sempre che da quando al barbiere nuovo non capisca cosa vuoi. Per quello si fa sempre lo stesso. Solo, certo, è vero, vai Ma il problema è che all'inizio ti piace. Appena esci dal barbiere certo. sei convinto e ti piace. Passano dieci minuti, ti guardi un, un po' meglio. Spaghetti. Di solito è no sempre no. lo sguardo della tua ragazza, della sì, tua moglie, sì, sì, sì. che ti sì, che guarda. Sempre... Per un attimo... <ride> Come stai bene? <ride> che è, è per noi uomini è una cosa. Ci metti un secondo a sistemarlo. Il problema vero è ovviamente al contrario. Senso, ah, certo. Quando una donna spende il, quello che spende, è una follia. Una cosa folle. Il arriva e fa: Come sto? E tu hai eh, <ride> quell'attimo di Carmina sì. Burana in cui Estrai da Excalibur. La prima minchiata che ti viene in mente Vabbè, su, infatti, trafiggi risposta, il drago. La risposta della, è, sempre è sempre bene, benissimo. benissimo. Però c'è una grande differenza fra per dire stai benissimo, dirlo a metà, la tua ragazza si sta parlando, e dici: Stai benissimo, sei bellissima. Quello. È sincero, e è pure dire perfetto, stupendo, fantastico. Usciamo, eh? Grande, <ride> andiamo. <ride> andiamo. andiamo via, eh. prova i legati. legati. Capellino, top. Ma è luglio, cappellino di lana e andiamo. Ma infatti, noi non sappiamo quanto, quanto costa un taglio base. Ehi. Un taglio da un, un parrucchiere non troppo costoso. Allora, eh? Premesso che veramente io vado dal parrucchiere una volta l'anno e lo sai, nel lo senso so che bene, io, però so che la piega sta sui 20 euro, Vabbè. il taglio credo intorno ai 40. Che è già e... quasi il quadruplo di quanto costa e per però, un uomo. Aspetta, aspetta. E poi però ci sono tutte però le cose inizia la situazione: bagno di colore, colore, colpi di sole, chatouche, eh, quell'altro che non mi. Beh, balayage. Cos'è il balayage? balayage? Balayage è un. <ride> credo, è il colore tipo. È lo chatouche che però. estremo portato. No, cioè... è lo chatouche più borghese quindi ah, no. non c'hai la punta ah, bionda con, il puntone eh, biondo con la ricrescita è un po' un nature un colore un po' più e invece perché? 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 E perché? perché? li puoi spendere intorno ai 200 sì sì no? ah, le piotte partono subito tra l'altro un saluto a mia zia che va sempre alla stessa parrucchiera e Diciamo, sostiene il PIL della parrucchiera in modo cioè certo. zia. Tra l'altro, mia zia è diventata nonna adesso. Quindi, auguri. un saluto. Eh, la, la, auguri, auguri, auguri. auguri, auguri. auguri, auguri. E tu sei, sei diventato zio, semizio, eh, semizio. Sì, sì, i dei cugini sono Sì Grande grande Silvia, auguri a Tommaso Allegra e eh, a Filippo, che è il papà. Comunque, no, mia zia paga tutte queste cose. Eh, storicamente, si prendono in giro fra mia madre e mia zia, fra chi va più da parrucchiere. Eh, però che cazzo volevo dire? che era molto Ah, perché? Perché nelle cerimonie italiane, lauree, matrimoni, battesimi, qualsiasi cosa, tutte le donne in Italia si fanno i boccoli. V. Ah. Cosa cazzo porta? Mezzo, eh. Qualsiasi donna Il in Italia così. a farsi fregare dall'idea che coi boccoli si stia meglio. Non tutti stanno bene, non tutte stanno bene con i boccoli. Eh. Non può essere che quella stessa pettinatura vada bene per tutti. Non è possibile. Chi ti sta fregando? È vero, lo sai, so. eh, non so, credo solo Cecilia che si Il cazzo sappia, è Dyson, il genio della Dyson Forse che ha fregato le Si sono sempre un... fatte, però. Si sono sempre fatti, però. Lo eh, lo eh, so, ma... Io li vedo sempre nel. Oh, eh, vabbè, è capita, eh, capita, in... capita, capita, capita. Li vedo sempre nei. Tipo, c'è questo parrucchiere top class uh, cinese che quello che fa lui, praticamente, in Italia. Non riesce a farlo nessuno e salva sempre queste donne da situazioni disperate, capelli distrutti. Oh, Escono sempre quei boccoli. Ma io non, non so, so, so perché. Cioè perché perché dall'idea dell'essere del dell stata dal volume. parrucchiere no, e sì, da escludere? dall'idea di essere stata di ci... aver speso esatto. i soldi bene, e poi come prima magari esisteva Forse invece. Sì. La permanente, che era certo, una marciatura certo. che hanno portato per vent'anni almeno. Credo. E, e la, permanente la permanente era quella roba era un po'. Era il, casco, il famoso casco, era un po' Marge di... Simpson, allora, praticamente. La permanente maschile, attenzione: ecco, com'è la non permanente vai... maschile? Oh. Tony F., Riccioletti, Tony ah, F. Ah, certo, all'infinito. Forse potresti trovare una soluzione ai tuoi capelli nella permanente maschile? ma col cazzo no, no. E e sembri, sembri cioè la permanente maschile sui capelli ricci sembri playman anni 70 no, a Brasile no, vuole, Copacabana cioè. femminile però la, la super, super pelosa no ma quei cazzo di boccoli ma non stanno bene vai a un matrimonio in qualsiasi parte d'Italia non vai vedi che c'è un matrimonio osservi come sono vestite le persone Tutte le donne hanno i boccoli, o oh, superato una certa età quel taglio, quella specie di Victoria Beckham, rischiosissimo. Ah, certo, sì, eh, sì, sì. Se shatuciato <ride> con pelle molto scura, come no, ultra come rischioso, no. perché sì. è proprio difficile da te. Perché è un po' come quando porti cioè, tutta un'attività. Ma no, la è una macchina questione a lavare. di piega effettivamente oh. ci sono stati anni in cui andava molto di moda la piega a spaghetto, quindi tutte con la certo, piastra. Certo. Col e piastrone. È un po'... Invece il boccolone è tornato, è certo, vero. E eh, quello bisogna stare molto, molto attenti anche per poi se fai boccoli la certezza che molte avranno con la stessa pettinatura è, cioè, è sicura nel senso okay. non, non c'è vai e ce l'hanno tutti quanti e ce l'hanno tutti quanti quel, quel oh. genere di, di parruccone per noi uomini alle, ovviamente alle cerimonia non c'è questo problema no, no, il no, fatto no. che io non mi pettino da no io neanche un po' ma, no, ma i miei capelli non si possono pettinare io potrei ma Mai no zero mio, zero voglio. Eh, L'altro giorno all'aeroporto ero partito. Mi hanno buttato un, l'unica cosa che avevo trovato che stava bene sui miei capelli, che è tipo una roba di Argan, eccetera. Presa e buttata nel cestino, uguale cesso. identico io ad Alghero. Due champi, che sono i miei due champi In cui cerco di gestire, sì, che... buttati tutti e due per la soddisfazione enorme del tipo dell'aeroporto. Sì, 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 che non vedono l'ora, non più. vedono l'ora. Proprio la ecco. lanciata con la cattiveria balsamo utilizzato, no.

il release del secondo album quando se riface fece crescere quando se li riface lunghi lunghi è esatto. una reference molto specifica andata tu trovare. potresti donarli per le parrucche perché dei capelli eh. perfetti eh, esatto li devi far crescere da un... che ti sei vestito da Halloween? da Tair <ride> con le sue parrucche ma no questi io odio quando il barbiere ti dà dei consigli su come gestire meglio che so la cute cose non mi devi non mi devi rompere ah, vado dalla dermatologa mia, non la... mi devi rompere il cazzo non te l'ho chiesto quello è vero mainsplining e tra l'altro Armando non l'ha mai fatto da quando lo conoscevo Conosco, mai perché ma è una persona speciale. Alla fine ti fanno, senti ma ti ci posso mettere un prodottino? Tua madre, non puoi toccarmi, ti ammazzo. Ma ti ci, mettere, guarda, no, cioè, ti ma te ci metto no. un po' di crema, ti ci metto un pochino di crema, la un lacca no. una cosa, questa è una cosa tranquilla. No, no, no vai. Vabbè come te pare, come te pare. Il mio grande classe, quelle poche volte che devo fare trucco, un programma così dico non mi toccare, ah, no, non toccarmi i capelli per favore e mia. alcuni parrucchieri eh, si innervosiscono un sacco. Vabbè, Perché, quando invece le truccatrici ti vogliono truccare, e ti fanno diventare no, una bambolina, e, tu e tu non c'è no, verso, e infatti, ecco cosa mi sono ricordato. È come quando eh, quella questione quel, dei boccoli, uh -huh. come quando le, le, le truccatrici in televisione ti stratruccano perché devono far vedere che hanno lavorato. È il principio della ma, ma da uomo non mi frega niente, cioè al massimo la roba delle occhiaie per le luci. Basta, è il principio di costumi e scenografia al cinema. È quando uguale. la sceneggiatura non è ben stretta, esatto. la costumista o il costumista dicono: Ok, mettiamo De, un dei, fiocco vasi, gigante di... e che si gira e l'acqua, ma è un film ambientato nella seconda guerra mondiale lo so ma si riva, ah, è stesso. Freaks Out quindi ok. <ride> è... da me invece si usa solo la brillantina nelle Bravo. scaroline rosse col, Bravo. col tappo sì. bianco Bravo. e un piccolo aneddoto il barbiere Carletto che saluto che sei ancora vivo um, per due settimane l'anno per una settimana scriveva con la brillantina sullo specchio Buona Pasqua <ride> col dito mio. e per una settimana buon Natale con la brillantina col dito sullo specchio Madonna che certo, bello, perché bello. era, era brillantina certo, certo. senti eh, <ride> e quando invece che magari capita che sei al paese dei nonni tutti i miei amici <ride> sono di Roma quindi non c'è però vai dal barbiere del paese dei nonni e lì paghi veramente il taglio 7 euro 7 euro certo e è, più, è più facile che succeda in vacanza mare. al mare vacan esatto sì anche in vacanza al mare e lì invece è tutta un'altra cosa sì. È che io per esempio un grande rimpianto quando viaggiavamo che se poteva viaggiare in India in Sri Lanka a Rosico molto non eh. sono mai andato a tagliare i capelli da, dal se barbiere Se Spagna avessero straniero. sfiorato un orecchio con la lama eh, ah, ti sarebbe no. avvenute delle un re... po' mal pensare eh, incalcolabili certo. le ore che ho passato a vedere video eh, di barbieri certo. indiani in queste... Turchi. Massage. Sì, sì. Massage, massage, massage schiaffi massaggi test sì. le cose col fuoco roba esatto. Eh quelle robe, eh, sì, quelle sì, robe sì. lì raga A Ma me piace molto quando i barbieri soprattutto in America sciolgono i dread Millenari li okay, sciolgono, sì. li tagliano, li sistemano Come, li come fanno? Eh, li, li aprono con ah, delle ricette E poi dopo che li hanno aperti li tagliano Di modo che sembra un giardino eh, diciamo, <ride> Un giardino giapponese In India se così. sei fortunato con una pinza ti tolgono anche i tappi di cerume dall'orecchio eh eh E poi dopo si e... va nell'olio fritto Esatto pish, <ride> <e alle. ride> <have> this <ride> Ma invece, scusami, dread Hai mai pensato di farti dread Nella vita? Allora, io a un certo punto sì io, A 14 anni ehm, ero convinto di volermi fare dread A 14 anni ho pensato, pensavo come sarebbe stato bene di farmi il piercing qua ah, era il mio corrispettivo con le sopracciglia vabbè. da Elio che ho pensavo no, mi veniva bene vabbè, Tutto unito e andare metà. beh ricordiamo quando noi avevamo 14 anni quindi stiamo parlando il del G8, 2000, 2000 2001, esatto 2002. Avere i dread era la cosa più figa, più figa che tu potevi dire. No, esatto. Felpa Barton, Felpa ehm... Barton, no, ehm? Billa, Bong, Le Ethnis, eccetera, eccetera. E Dread, e non, cioè, avevi 5 stelle. Poi, Edoardo, <susurra> ha visto il video di come cazzo si chiama la canzone che ho di quella canzone di freestyle, with the freestyle, e esatto. ho detto, e ora basta. E esatto. ho visto quella video... canzone per me è l'inferno. Devo ricordarla sempre. Un SNL short di Andy Samberg, Saturday Night Live, dove fai il Rasta bianco. Certo ridere Quando passa poi davanti ai neri rust eh sì, e, sì. e, e che fa via tutto silenzioso, <ride> non canta più. Esatto. Vabbè, ma fino agli anni 2000 si poteva avere i capelli sì, rust, adesso ho già, per esempio, calcio l'appropriation, anche questo Comunque, sì, vale, per appropriazione sì, culturale, uno può fare quello che ma vuole. Ma certo, ma sì, ci mancherebbe sì. poi fatti i suoi profumo dei dread particolare. 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 Come si lavano i dread? Io non Schampo ce li ho. Un shampoo secco so. Shampoo secco? Sì. Per tutta la vita eh. Solo shampoo secco eh, Però so di tanti Che si facevano la doccia Con la busta in testa eh. Sto shampoo secco No lo shampoo secco eh, Non shampoo te lo fai durante la doccia Perché peggio. lo shampoo secco Non va eh, sotto appunto. la doccia Quindi no, Busta in no, testa eh. Allora busta in testa certo, Una in busta in testa Tutto questo Io ho fatto tutta la puntata Con un berretto in testa Perché ho i capelli Per chi lo ricorda Di Simple Jack <ride> Il protagonista Del finto film Con Ben Stiller In uh, <ride> Sì Te li ho visti prima C'è cioè, urgente In Tropic vado, Thunder Vado domani In Tropic Thunder C'è cioè, urgente bisogno Di un Eccolo qua Simple Jack. benissimo. Eh, domani vado, domani vado da, dal bambino, però andrei a Roma. Non dal tuo solito: a, non, tuo solito non a, da Armando. Perché io, Milan. tra l'altro, taglio i capelli solo nei giorni indicati dalla luna perché Ma... sul serio? Yes, la Luna deve essere, non mi ricordo in che segno particolare. Ma questa è una cosa nuova che no, non no, sapevo. no lo faccio di da te. quando Hai ho 12 anni: tre cristalli d'ametista. Eh, in infatti, per però è un legame fortissimo che ho con mia madre, questa cosa. E io tutt'oggi faccio questa cosa e non sgarro praticamente mai. Ma, sgarro, una ma, volta mi sono rapato a zero e nel giorno sbagliato, pazzo. mia madre ha perso la testa completamente. Ma Armando de fa anche adesso, le accendo quella sua lampada alla salgemma che le piace tanto, dottor Rabbè? Armando è milanesissimo. È milanesissimo, quindi... no, me lo immagino. Me lo immagino. Però, Ah, non no, mi permetterei no, ma, mai. No, però glielo dico e lui ride di questa cosa, ovviamente. È eh certo, eh certo, molto bene. Ci e... siamo... Visto che no. stiamo andando in chiusura, ti sei mai fatto fare la barba da barbiere? S uh, oddio. No, sai, io no, male. ma anche io poi, a parte, non mi sono. penso sono anni che non mi faccio la barba, ma la anni e anni... Vai, uno fa il pizza. Sì, ma appunto, cioè, stiamo parlando proprio di, 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 di roba... Cioè, lo faccio solo per esigenze di scena, perché se no di base non ce l'ho mai. Secondo me si sentono molti botti, sì, eh, questa cosa. Cioè, qua si sentono tutti. E... Scusa, l'hai fatto quando hai fatto il Pips? Sì, infatti, lo faccio solo per esigenze di scena, rigorosamente. E però il non... tuo col rasoio, certo, o? rasoio, rasoio, ah, oddio. Però assai ah, quando lo faccio molto molto spesso quando ho quelli che il calcio certo, per, fare per fare le imitazioni eh, ti eh, devi certo. mettere il trucco speciale. Le protesi, eh, lì devi essere rasato a zero, se no altrimenti non si attaccano. Saluto il mio. Truccatore speciale Lorenzo Tamburini, vincitore di David, Davide Donatello, no. persona straordinaria, nato il mio stesso giorno, 11 maggio. L'11 tutti... maggio siamo nati io, Lorenzo Tamburini, che mi truccava da Alessandro Cattelan e Alessandro Cattelan. Tutti <ride> e, e Quindi tanti auguri perché era il tuo compleanno. Era il mio compleanno, ieri, esatto. esatto però ho a fare gli auguri prima. Non Vabbè, non, no, non. No, sarà domani e venerdì. Allora, era l'altro ieri. Tanti auguri per l'altro ieri, eh, grazie, a te, grazie e anche al dottor Tamburini. La al... grande differenza, ed anche a Alessandro Cattelan. Esatto, invece. Quando io facevo soltanto eh, come si chiama il, il presentatore di bas, eh, sottovoce eh, Marzullo? Quando facevo Marzullo, mm -hmm. non mi dovevo truccare, mi bastava fare la barba. <ride> fare così ed, ed era a posto <ride> same, same for veltronico esattamente esattamente e no e barba io la faccio sempre col rasoio a pelle eh, ma non ho mai avuto il piacere di farmi quella cosa col panno caldo e la, la barba eh, che infatti che sarebbe anche bello perché è una, è una goduria film, quella in quanti film si vede il bimbo che diventa uomo entrando prima serva il barb Quello è un grande momento anche per vedere il papà che parla col barbiere certo certo mio eh. padre non me l'ha mai fatto vivere assolutamente no, mio... barbiere. ma tuo padre non, non ti ha insegnato barbie. a farti la barba Certo. Eh, sì, certo, è una sì, cosa sì. che ti insegna papà. Sì, è bene. Mamma è. Eh? Oh, nel futuro, are you assuming my gender? Esatto, e c'è una mamma lì. <ride> allora, calma adesso. <ride> 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 no, ho detto faccio io. Faccio io, vabbè. Mamma mi stai segando un labbro. Eh. Si impara, si impara. Il elettrico, io lo odio. L odio per quella cosa che fa. Che ti taglia, ti incastra no. i peli. Eh, vabbè, dipende, però, eh. No, no, se compri il rasoio elettrico buono, non te li, non te li incastra. No, eh. Io, dopo anni. Ho, anni, ho capito. fatto quello per i capelli, me lo eh no, non è la stessa cosa. Identica. Io sono fiero di dire che ho rasoio elettrico, mm. rasoio a singola lametta che devi cambiare, rasoio quello con tre lame, schiuma la sì. barba e poi ho un cazzo di niente in faccia cioè? Non mi cresce la barba e eh, infatti a te non ti cresce la io barba io ho proprio dei pori della pelle dove cioè eh. non ho i pori per farla crescere andiamo a rompere l'ultimo tabù del, della parte tricologica dell'uomo per mesi senza dire cosa così cosa siamo stati avvicinati da aziende che volevano venderci o uh, farci vendere <ride> e, <ride> già, già, già. altro tipo di rasoio altro tipo di rasoio motivo perché legarlo ai comici perché comunque rasoi di altro genere eh, sì. Poi, per carità, ognuno è liberissimo di fare quello che vuole. certo. ti è mai capitato? Eh, io ho dovuto farlo per un'operazione per i vari cielo: sì. quando ti metti nel bidet e ti rasi e ti rivedi e dici, ma eccomi qua, sono tornato. quando ti, molto, ti rasi il monte di, di Giano Bifronte, eh, no, è molto ecco. strano. Eh, no, mai avuto il piacere di fare quella roba lì. Eh, la fanno in tanti fanno in anche tanti. per aumentare le dimensioni, eh, notoriamente. Mai, mai fatto. Oh, che ti eh, devo che dire? Devo Magari dire. dovrei provare, chi lo sa. Figo, però è troppo strano. Eh, cioè stranissimo, di... lo so. Prima e... ti sembra di vedere un bambino, sì, che è il pruri, tuo figlio. Il prurito che hai due giorni dopo sembra di, cioè, una cosa da Dickens, non cioè le so. piattole e cose terribili. Ma poi mi fa ridere che quei rasoi che ci volevano vendere eh, si chiamano cioè proprio è dedicati proprio a le palle, sì, cioè, c è c è Le in sciapalline. Partic... Eh, Le Eh, Nel gergo lisciapalline. Ah, nel gergo si chiamano così. Lisciapalline. Sì. E come mai questa E raga? sicuramente ci sono anche dei posti dove puoi fare tratta, cioè come si fa la tratta? Come donne, vai dall'estetista, dall in fai... effetti, scusa dall'uomo, cioè se un uomo vuole farsi questo trattamento, vabbè, vai dall'estetista. La brasiliana, la maschile, ma pensa a mettere la ceretta la sulle palle, strappano. Eh, non credo sì, che no, loro possano dirti no. che sia molto diverso. Eh? No, Siamo infatti, noi che ci vediamo sotto, che certo, non vogliamo oh, farlo. Però, sia, mh, insomma Io, pro mai provato? Io sono una gamba. Ho provato a fare la cioè, ceretta. No, io, mai provato. Vacca, è no. una cosa... Io non ho peli, tra l'altro, quindi anche poco. però Allora, per l'ultima puntata di Kashmir, ci facciamo la non è vero, cazzo. pessima idea. Beh, è stata una bellissima chiacchiera dal barbiere. Vero? Adesso, vero. Eh, arriviamo al momento del conto. Sì. Quindi eh, andiamo prima alla sauna, andiamo da Carmelo. Quanto ci fai pagare per questo doppio taglio? Ti abbiamo intrattenuto, abbiamo parlato di giornali, così, così. Esatto, ci hai anche fatto lo shampoo, eh? compreso shampoo. Ok, dai, visto che vieni sempre, dammi 20, eh. 20, 20, 20, day, day, day. ci sta, ovviamente. Eh, però ho solo la carta. E me li porti domani? Eh. <ride> Benissimo. Tahir? Invece? Da Tahir? Che ti ho fatto? Beh, siamo andati pesanti perché c'è una cosa, c'è cioè, un matrimonio, quindi abbiamo fatto tutto sfumato qua. Ha lasciato un po', non dico semi crestino, mm. però quella cosa. Comunque, barba pure? Certo E anche comunque sotto. E cioè, anche sotto. hai fatto sotto, comunque sotto. Quello è, è gratis. Quello è gratis <ride> che, che ti fa piacere farlo? <ride> barba e taglio. Dai, Trenta. Poco, 38 38 2 lasci di mancia no, dai 38 38 non... ci caso. sta, dai, ci sta. Allora prendiamo appuntamento per il prossimo mese e prendiamo appuntamento anche, chi lo sa, chi lo sa, per le, la, la prossima le, puntata la, di Kashmir le, sa. che sarà una puntata speciale che chiuderà la stagione. Non vi diamo grandi anticipazioni, ma preparatevi di una cosa molto, molto bella. Ciao, grazie amici. Carmelo, grazie Teir, grazie Cilia, grazie, Saluta, grazie Alice, Luca, grazie per il taglio, grazie Alice ciao a tu, grazie per il taglio e per le oh. belle parole. Ciao cioè, Claudio, grazie mille. Ciao, ciao. Luca, ciao. ciao.